Leggo sui media cose da sbellicarsi dalle risate, veramente qua siamo ben oltre oggi le comiche. Matteo Renzi che dice che è una follia andare a votare e propone il governo istituzionale con il Movimento 5 Stelle, insomma perfettamente coerente con tutto quello che ha detto dal 4 marzo in poi. Ma non è finita. Leggo che Beppe Grillo ha detto: salviamo l'Italia dai barbari, quindi apre ad un accordo con il PD. Ma non è finita. Leggo che Di Maio apre ad un governo del presidente, ma non è finita. Leggo infine che la Lombardi, una delle passionarie del Movimento 5 Stelle, sposa interamente la linea di Grillo, governo anche con il PD. Eccezionale. Immagino già i 5 Stelle che vanno in TV adesso a dire: beh, dopo tutto il PD non è proprio male. Magari arrivano anche a dire: il partito di Bibiano è la Lega. Veramente straordinario, esilarante proprio. Allora, io non so se davvero si arriverà a tanto, ma queste dichiarazioni sono già sufficienti per arrivare a certe conclusioni. La prima: Renzi si dimostra per l'ennesima volta il più grande voltagabbana della storia politica italiana. Certo, non ce n'era bisogno, aveva ripetuto in decine di occasioni a tutte le TV e i giornali che se avesse perso il referendum avrebbe lasciato la politica, ed invece ce lo troviamo ancora qui, diciamo fra le scatole. E quello bastava e avanzava per capire la persona. Ma questa qua adesso forse supera anche quella del referendum. Da un anno e mezzo infatti il Bomba si vanta di non aver voluto fare il governo con i 5 Stelle ed ha fortemente criticato tutti quelli del suo partito che invece erano per un accordo con i pentastellati. Ed ora che Zingaretti, il segretario del PD, per una volta coerente, chiude a questa ipotesi di governo, lui dice l'esatto contrario. Seconda osservazione. Qualcuno dovrebbe, lo dico seriamente, prendersi cura dello stato di salute di Beppe Grillo. Da tempo oramai è in un totale stato confusionale. E qualora l'ex comico rifiutasse la terapia, io chiedo al sindaco del paese nel quale risiede di disporre un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. La terza. Mi erano giunte voci nelle scorse settimane che i parlamentari del Movimento 5 Stelle erano terrorizzati dall'ipotesi di dover tornare al voto. Anche senza la riduzione dei parlamentari, infatti, la maggior parte di loro, sia per la regola dei due mandati che per il più che probabile crollo dei consensi elettorali, beh, la maggior parte di loro avrebbe salutato per sempre i seggi di Camera e Senato, tornando quindi alla vita normale. Tuttavia ritenevo queste voci maligne, insomma l'ennesima denigrazione nei confronti dei 5 Stelle. A sentire invece le loro dichiarazioni, ora, beh, il dubbio che non fossero proprio delle voci maligne effettivamente si fa strada. Detto questo, io ribadisco una mia teoria lanciata in assoluta solitudine tempo fa, ed ossia che gli elettori della Lega dovrebbero davvero fare il tifo affinché nasca questo governo del presidente o governo di scopo. Mi raccomando, qua non sbagliatemi l'accento. Perché? Ma perché chiaramente questo governo che si andrebbe a formare, innanzitutto toglierebbe alla Lega le castagne dal fuoco per quanto riguarda la prossima finanziaria. Naturalmente questo governo del presidente farebbe una finanziaria dettata dall'Unione Europea, ossia lacrime e sangue. E dopo tutto sarebbe un governo destinato a cadere in breve tempo, figuriamoci tra i grillini e i piddini, insomma, cosa succede? E alle elezioni successive, che senza dubbio ci sarebbero il prossimo anno, beh, la Lega da sola supererebbe il 50%. A quel punto Salvini avrebbe davvero pieni poteri. Non escludo quindi il fatto che,
questa sia proprio la strategia della Lega, ossia far nascere un governo fantoccio, un Monti bis, tanto per intenderci, che duri poco e abbia come conseguenza un plebiscito per la Lega alle successive elezioni. Beh, probabilmente questa non sarebbe un'idea di Salvini, è un'idea troppo acuta per lui, ma i suoi consiglieri, i suoi strateghi potrebbero davvero averla pensata. Ed ecco quindi che la strategia è far credere che Salvini sia terrorizzato dalla possibilità che nasca un governo del presidente, mentre nella realtà sotto sotto se lo auspica. Un'ultima riflessione: qualora dovesse davvero nascere questo governo Movimento 5 Stelle PD, beh, ovviamente sarebbe la fine per entrambi i partiti. Dopotutto non bisognerebbe neppure rimanere troppo sorpresi, perché sono tanti gli analisti politici, infatti, che avevano previsto che Renzi avrebbe portato il PD all'estinzione. E per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, io vedo un parallelo davvero impressionante tra Beppe Grillo e Berlusconi. Entrambi infatti hanno creato un partito dal nulla, lo hanno portato a diventare il primo partito in Italia, ed entrambi si vogliono ora arrogare il diritto, così come lo hanno creato, di distruggerlo.